Salve ragazzi, oggi voglio farvi vedere come illuminare un ambiente da così a così. Non ho fatto altro che aggiungere alcune luci qui alle spalle. Ce n'è una gialla qui, una blu lì e un'altra blu qui, che andandosi a sommare creano questo effetto di distacco alle mie spalle. Ma prima di questo vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di premere la campanellina, di commentare e condividere questo video perché è molto molto importante. La luce in un video è molto importante, come questa qui bianca che ho in viso, ma anche le luci che sono alle nostre spalle sono molto importanti in un video, che sia di vlog, che sia descrittivo, qualsiasi video esso sia, dove ci riprendiamo in prima persona. Questa cosa serve? Questa luce alle spalle serve per distaccarci dallo sfondo. Ora vi faccio vedere di nuovo con luce spenta e luce accesa qual è la differenza. Potete vedere già il contorno della mia immagine in questo che è ripresa in questo momento è ben definito in questa situazione, così che mi posso distaccare dallo sfondo. Se io andassi a spegnere le luci che ho alle spalle, il distacco non è più netto come prima, mi vado a perdere nello sfondo. Quindi, avendo le luci accese, già adesso con una luce sola potete vedere come già ci sia questo lieve distacco. Adesso, con in più quella rossa, questa qua, si crea questo piccolo distacco. Ora andiamo a riaccendere questa e accesa anche l'altra. Come potete vedere, si crea questo sfondo blu alle mie spalle che mi fa distaccare dallo sfondo. Con queste luci e questa qui che crea contrasto, si crea quell'effetto ottico di avere più profondità. Ora vi faccio vedere come ho fatto queste mie lambade. Eccoci qua ragazzi, adesso voglio farvi vedere di che cosa abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno della nostra lampada RGB, una normale lampada con DMX, ma non la useremo in questo caso, però si potrebbe anche usare ipotizzando di avere un controller con più luci, magari per fare i nostri giochi di luce. Di un avvitatore o di un cacciavite a stella, io uso l'avvitatore per fare prima, un paio di forbici, un taglierino e della plastica opacizzante per vetri o per finestre. Vi lascio il link in descrizione. Io ho già tagliato un rettangolo di carta tale da andare a ricoprire la lampada. Ora, questa qui è una carta adesiva, ma per non andare ad attaccare qui il nostro adesivo, andrò a staccare questa cornice con le viti a stella e andrò ad inserire il foglio tra questo frame e le luci, così da poter usare questa lampada anche in modo normale, andando semplicemente a togliere questa patina. Ora, come prima cosa, andiamo a svitare queste viti. Andiamo a rimuovere il nostro frame e andiamo a togliere tutte le viti da vicino al frame. Andiamo a verificare la dimensione, è perfetta. Semplicemente andiamo ad appoggiare qui il nostro foglio. Ricordate, la parte opaca va verso l'interno, così. E andiamo a reinserire il nostro frame. Ora andiamo a verificare se tutto funziona regolarmente. Adesso c'è molta luce, quindi ora la faccio vedere spegnendo un attimo il mio softbox. Fate vedere. Questa è la sua luce, con il nostro diffusore fatto con la plastica. Adesso andremo a rifinire i bordi, andremo anche a farne un'altra e vi faccio vedere il risultato finale. Ed ecco qua la nostra lampada finita. Ora andremo a farne un'altra e andiamo alla prova finale per vedere com'è il risultato. Ecco qua, il lavoro è finito, abbiamo inserito ad entrambe le lampade la nostra plastichetta per diffondere meglio la luce, stile softbox. Adesso andiamo a posizionarle e vediamo come creare un bel effetto smutto alle nostre spalle. Ho messo qui una lampada che punta verso la tenda, qui un'altra lampada
puntata in azzurro e questa lampada centrale gialla. Mi piace la luce colorata. Per fare queste lampade ci vuole veramente veramente poco. Bastano delle lampade RGB comprate su Amazon, quelle da discoteca per capirci, messe su un'impostazione fissa, una patina di plastica da mettere solo per diffondere bene la luce e il gioco è fatto. Anche per questo video è tutto ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, premere la campanellina, di commentare e condividere. Ci vediamo alla prossima e ciao ragazzi!